A quale politico pensa quando lei cita la brillantina? Ah, non c'è differenza quando si dice politico e si è già nel mondano. Quando si è nel mondano si può addirittura ancora aggravare, non c'è un peggiorativo del mondano, che qui è meglio tacere. Qual è la peggiore virtù dei nostri politici? La peggiore virtù? La peggiore virtù. Ma io trovo che questo sia un grazioso calambur da parte sua. Io non trovo, io trovo che i nostri politici non abbiano né virtù né peggio. Cioè, sono due cose, partendo sempre da un assioma, cioè il meglio è nemico del bene, sono finesse da Eliot. Nemico sono del bene, non nemico del suo. Bene, non mio, no, no, assolutamente, no. Dico, direi, dire, usare termini come peggio, per esempio in Italia domani si dice in politica la situazione è peggiorata, come? Lei ha mai avuto tentazioni? <Sono così. ride> Lei ha mai avuto tentazioni politiche? Tentazioni politiche? Sì. No, no, non dico mica di fare un colpo di Stato, voglio dire, tentazioni di... No, quello di fare, sì, quello fare... invece vedi... Quello... Lei lo farebbe un colpo di Stato? No, no, farei uno stato di colpo, per dire, cioè... Senta, ma lei ha fornicazioni, scusi, lo dico fra virgolette, coi nostri politici? Con i nostri politici. No, no, fornicazioni, mica d'alcova, voglio dire, cioè frequentazioni. Non trascendiamo, non direi proprio, insomma, io sì, sono stato da giovane un libertino, ho detto appunto l'androgino è sempre stata la mia guida, ecco, guida anche erotica, io vengo dai gesuiti, dagli scolopi, dai salesiani. Cosa li hanno insegnato gli scolopi? Perché questo se lo chiedono molti italiani, che cosa li hanno insegnato gli scolopi? Ecco, ecco, qualcosa in più. Quella una sollecitazione verso l'altra grazia che Pascal non chiama sufficiente, quella per cui si è santi. Lei è per nostra e per sua ammissione, per nostra ammissione, intelligentissimo. Ma un attore... È pericoloso, l'attore deve essere il grande. Infatti io le chiedo, sì. deve essere necessariamente intelligente un attore o, come diceva Coppola, deve essere un po' idiota? Deve essere un genio. Vede la donna è donna finché è bella, molto bella, e la condizione è veramente straordinaria, contro tutto l'Occidente, il mito della cultura, la sovracultura, il mito dell'Europa, il pensiero e il depensamento. Quindi quello che nella donna ci può essere veramente di vicino al genio, quindi perciò la donna può essere, è artistica, addirittura la donna è opera d'arte, forse non è artistica, ma senz'altro è opera d'arte, ed è vicina al genio oltre che nella sua bellezza, nella sua stupidità. Una donna bella che non sia veramente stupida non mi affascina, non mi interessa. La donna deve capire, deve tornare alla stupidità, deve capire che è nata per essere stupida, che è nata graziata. No, ma lei pensa che sia facile collare... E lasciare i pensieri ai politici, ai sindacalisti, il pensiero ormai è sindacale, il pensiero è sindacale, noi invece che amiamo la donna bella e detestiamo la donna brutta, noi le chiediamo in ginocchio d'essere un po' stupida, perché siamo stanchi di pensare. Ecco. E Carmelo, lei come si comporta con una donna che dice che l'uomo deve essere un po' stupido, ma soprattutto deve essere bello? Lei si considera bello o affascinante? Dipende dal trucco, non dal personaggio. Lei ha detto a Paolo Mosca nelle sue interviste sotto pelle che chi non ha avuto almeno 100 donne non è un grande. Lei, che è notoriamente è per sua e per nostra missione un grandissimo, quante ne ha avute? Io ho detto non è un grande. Se non ne ha avute almeno 100. Guardi, io non ho detto queste cose, Mosca sogna. Forse sogna questa sua reverie, non è altro che una sua aspirazione. Secondo lei cosa rende grande l'uomo nell'intimità dell'alcova? L'assenza della donna. Lei ha detto che la prima qualità di una donna è la stupidità. Qual è la non seconda? Non la prima qualità, lei l'ha detto. No, della donna geniale. Della donna, e della donna genere. Banale, qual è la prima qualità? L'intelligenza? L'intelligenza, che poi l'intelligenza lei mi insegna, è sempre nemica, l'intelligenza non ha fatto nessun santo, escluso Tommaso, ma era pazzo però, ecco. Non l'evangelista Tommaso. Lei non ha mai avuto premonizioni di santità? Ma la mia sopportazione quotidiana, ormai la mia infinita rassegnazione, così, altro che monumento, io mi considero già morto e pertanto già santificato. Ma lei ha detto... che succede? No, c'è una telefonata da fuori, forse c'è un tentativo di intervento esterno. Di una donna? Guardi, se la donna è bella non la possiamo vedere per telefono. Non lo posso dire. Per telefono, perché sia stupida, non possiamo, però non c'è dialogo. Non possiamo vederla. Pronto? Pronto?
Pronto? Sentiamo che vuole. Pippo, non dare, Pippo non può parlare, dovrebbe essere vista, visionata. No, lasciamole il diritto di parola almeno, eh? No, non pronto? Può prescindere dalla visione. Allora deve venire qui, eh? Che venga. Pronto? Mi parla? Io ho una domanda a proposito di visione proprio. Sì? Lei dice che inciderà un disco fra poco. Chi, lei? Incidi un disco, Pippo? Sì, Carmelo Bene. Sì, sì. Gli articoli dicono che inciderà un disco. Carmelo Bene? Sì. Ecco, io volevo chiedere, come pensa di togliere dalla sua parola la sua immagine? Questo non annulla forse la bellezza della rappresentazione? La domanda è interessante, allora, discretamente intelligente almeno. Allora la signora sicuri, sì. Si faccia bella. Sì, va bene, la Carmelo Bene dice di farsi bella. Comunque puoi rispondere a questa domanda, sì, sì, buono. Cioè, la signora pensa si ponga il fatto della scissione tra immagine, l'immagine è volgare, peccaminosa, cioè tutta la campagna, la guerra iconoclasta nella Chiesa fu molto fondata, insomma. Nel 300 soprattutto. Nel 300 la Chiesa era molto avanti, lei Gervaso me lo può anche ricordare, insegnare. Era io molto non avanti, insegno niente sì. A lei, io sì, sono sì, qui sì. Per imparare. Innanzitutto come ci si veste? Io ho avuto la tentazione di indossare stasera, un abito identico a lei. Cara Ceni, stasera, ecco. Poi non dica Tommy e Giulio che non vado... No, adesso facciamo pubblicità, No, facciamo, ma perché no? Lei ha dei meglio da fare. Voglio far intervenire il pubblico perché sono assillato da un interrogativo. Cioè? Sì, ma c'era l'immagine da sì, ma ormai l'abbiamo spenta, la signora non essendo bella l'abbiamo cassata. Non era bella, l'hai appurato. Cioè, non sappiamo. Come sei superficiale, come fai a dire che... È capace di tutto, Baudo, La domanda che milioni di telespettatori si fanno, comprese le mie zie che mi stanno ascoltando, quando lei è diventato oggetto di culto? Di culto da parte mia o di culto da parte... Di culto e da parte sua, soprattutto da parte sua, ma anche da parte del pubblico più provveduto delle donne più sprovvedute. Non coincidono i momenti, ci sono degli imbecilli... Lei quando ha capito... Di essere la reincarnazione quando, di un nume. No, io sono stato confortato da un fatto molto ovvio, cioè quando veramente degli imbecilli, delle persone sprovvedute, tanti gazzettieri critici, hanno cominciato proprio nel momento della mia maturità femminile, cioè androgena, ecco, quando io ho cominciato a rivedere tutto, a rimpiangere i tempi scantinati. Si possono fare nomi, cioè, c'è sempre una specie di delle corbellerie di Enzo Siciliano, delle sciocchezze. C'è stato addirittura un imbecille, no? Questa va raccontata. Facciamo i nomi? Sì, ma perché? Perché querela? No, l'imbecillità allora. non deve sì. Provare di non essere imbecille. L'eccezio veritatis. Appunto, prego. Caro. Facciamo il nome. No, Negris, un certo uno si firma G. Negris e scrive su una mezza colonnina sul Panorama, tra un inserto, Gino Negri, il maestro Gino Negri. Non so se sia maestro, oggi prima si dava a dottore a tutti, a Cinecittà. No, non è un posteggiatore. No, non è il posteggiatore. Vabbè. Comunque scrive sul Panorama, mezza colonnina sul Manfred. Lei sa che Manfred mi dispiace perché, ma siccome era una mia festa mortuaria, ha avuto questo gran trionfo alla Scala. Alla Scala e anche all'Opera di Roma. No, ma l'hai fatto, chi fa sto Maia Koschi? No, Maia Koschi, qui sì. Ecco. E quindi scrive addirittura... Mal informando anche un pubblico, no? Che si vuole informare, vuole essere almeno informato. Che se c'era qualcuno che cresceva proprio in tutta questa orchestra, era il sottoscritto. Ora l'imbecillità. E Schumann scrisse questo poema Fiume come musica di scena, modestissime musiche di scena, da diluire in 5 ore di noioso pettegolezzo del presepe nostrano, da affidarsi a 5 attori di prosa, che avrebbero in prosa annoiato. Io ho tolto tutto, ho stringato molto, ho ravvicinato le musiche, sicché a questo signor Negri sarà apparso davvero una sinfonia di Schumann o un poema sinfonico, ma tale non è. Quindi già denunciavo la cattiva informazione. Quanto invece al caso siciliano, non lei avrà mai tanta pubblicità. Gloria. Ecco, l'ho detto, non avrà mai tanta gloria. ma oggi si vogliamo essere buoni, via. Siamo in area sportiva qui, no? Ecco, che rimpiange i tempi dove lui non mi ha visto così, i tempi dove forse io alcolizzato avrò anche recitato benino, ci vuol poco oggi a diventare il miglior attore d'Italia e d'Europa. Non è che è diventato il miglior attore bevendo? No, dico, ma ci vuole poco, già allora insomma si poteva promettere, insomma, basta non parlare, basta cantare. La sua fama quindi è consolidata nei 5 continenti?
Senti, io davvero lavoro giorno e notte, non ho avuto tempo, né agio di... E non sono abbonato all'Eco della Stampa, davvero, non ce l'ho. Facciamo anche pubblicità all'Eco della Stampa. No, non sono abbonato. Torniamo alle donne. Più lei ha un debole per le donne o più le donne hanno un debole per lei? Ma no, siamo deboli tutte e due. Senta, la carne è debole? Chi l'ha detto? No, la sua. No. Cosa pensa di lei che più piace alle donne? No, ma... La sua chioma corvina, la sua eleganza, il suo trucco, la sua abilità, il suo talento, il suo genio. E poi non abbiamo stabilito se lei è più un genio o più un talento. Oddio, allora... Il dilemma è cornuto. Saremmo da capo, eh? Abbiamo detto prima, il genio, il talento è Zeffirelli. Se a proposito di Zeffirelli, ha una peggiore opinione, lei di Zeffirelli o Zeffirelli di lei? Ah no, qui non lo so, si potrebbe anche fare a gara, ma non è una gara... Zeffirelli disse di lei che era un cane, lei disse di Zeffirelli che era un gatto. In che senso? Sì, un gatto soriano sciocco e rosa. Sì, appunto, ecco, in che senso lei ha definito Zeffirelli un gatto? Ma appunto il mio appellativo è così, è quanto mai patafisico, un po' alla Jarry, un po'. Patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie, cioè. Cerchiamo di spiegarlo. Esatto. Sì, perché. Zeffirelli in parte parla o agisce o scrive o fa scrivere 10 marce sotto, così. Si dice, no? Ma io ne ho scalata qualcuno, ecco, gli ho detto gatto, pensi un po', dire gatto. E vorrei scendere un momento dalla patafisica, sì. E approdare un po', sì, appunto, al raso terra. Secondo te ci ha capito qualche cosa di questo dialogo bellissimo, di questo battibecco, di questo ping pong divertentissimo, il pubblico? Ecco, cosa pensi? Ma questo è lui che deve rispondere. Sì, lui. Io dico che qualunque modo di informare un pubblico equivale a disinformarlo al tempo stesso. Il concetto è oscuro, ma geniale. L'abbiamo detto prima. Vorrei anche che il gruppo d'ascolto formulasse, ecco c'è un ragazzo, le ragazze sono scatenate. Poi volevo fate intervenire. Domande, che intanto le domande non sono mai indiscrete, sono indiscrete le risposte. Prego, allora, velocissimamente. Se il pubblico è, diciamo, cretino, perché lei recita? Ma guarda che lo dice a lei, non a me, perché... No, perché lei guardava me. Che il pubblico è momento, isterico, se stupido. Qui stiamo parlando del pubblico cretino, io non ho mai detto. Ho detto anzi che questo è l'alibi dei cattivi scrittori, dei cattivi giornalisti, dei cattivi pseudo artisti da circo del nostro presepe, quello di dire appunto il pubblico è stupido, confezioniamogli qualcosa, non che io lo pensi. Cretino sarò io. Per essere cretini bisogna essere santi. Non è facile essere cretini. Io e tante donne belle. Ma da cosa nasce la sua santità? Ne abbiamo parlato finora. No, della sua santità no, abbiamo parlato della sua genialità, non della sua santità. La santità nasce dal momento in cui si prende atto, e la canonizzazione scatta un po' da sé, si prende atto dell'essere morti. Da lei a proposito di essere morti, lei ha detto sono defunto, non deceduto. Io per quanti studi abbia fatto non ho capito la differenza. Quando ho detto questo? Io l'ho letto, o comunque qualcuno... Vede cosa sono capaci di scrivere? L'ha messo in bocca. Scusate, un momento, c'è qualche altra domanda. Sono ignoranti, poi, prego. Lei non deve farci caso, non deve leggerli. Allora, veloce, via. Circa un anno fa, lei, ad un'intervista in televisione con Costanzo, disse che un maestro scultore stava preparando la sua tomba e avrebbe riflettuto sull'epitaffio. Ad un anno di distanza, questo epitaffio è pronto? Se sì, ce lo può dire? Beh, un immortale non fa epitaffio. Non è, siccome non siamo in un trailing, non sarà una. Non tanto per il piacere della sorpresa, ma essendo oggi domenica, vorrei proprio lasciarlo alla sorpresa. Che la prossima domenica è il 2 novembre. Ma quando sarà, sarà. Allora, c'è un'altra domanda, prego, veloce. Lei ha detto che le donne belle devono essere per forza stupide. Volevo sapere se... Non per forza, ma lei è un'eccezione. No. Per forza, magari fosse obbligatorio, ma non è. Non c'è un'istruzione per la bellezza. Ma devono essere stupide, perché sono molto valide. Se la donna che ama lei è stupida. La donna? Le donne che amano lui. Non fermiamoci al singolare, qui siamo... No, per carità, e nemmeno negli anni, non siamo nemmeno in un harem, no. Io parlavo della donna come assenza, qui siamo in vertici poetici, ora lasciamo andare tutto il discorso sull'assenza da una parte, ma io non parlavo di una donna in particolare. Lei ha detto
che la donna bella deve essere per forza stupida, perché se no non ha... Non per forza, è magari. È meglio, è meglio, mi dispiace per lei. Sì. Ma... È meglio. Così, e da lei ha definito i giornalisti analfabeti, perché questo mi riguarda personalmente. Quindi abbia pazienza, poi farà la domanda. Ecco, i giornalisti analfabeti, che cosa io posso anche per certi colleghi concordare? Ma cosa l'ha indotta ad arrivare a questa intuizione che ha del geniale? Perché lei considera i giornalisti degli analfabeti? Ma io purtroppo ho una collaudata più che ventennale esperienza. Ma qualche eccezione? Lei sa, forse non sa che io non sono un uomo, un essere della storia, sono un antistoricista, sono abbastanza fuori, sono un autoemarginato, di conseguenza non dovrebbe toccarmi. Ma io trovo che l'attualismo guasti, corroda, sia veramente il tarlo della contemporaneità. E quindi detesto qualunque tipo di mediazione, quindi di informazione, l'abbiamo detto prima. Se poi questa informazione viene fornita giornalisticamente, il modo più ebete è quello, ecco. E di conseguenza sono imbecilli, ne danno prova, anche per iscritto. Questo e soprattutto per iscritto, il loro mestiere. Prego, c'è una domanda. Io volevo sapere se lei recita per sé o per il pubblico. Io non recito mai, è lì il bello. La differenza fra me, io sono apparso solamente a insegnare tramite me stesso, a mostrare, cioè all'universo mondo, che in scena non si deve recitare, non si deve mentire. C'è bisogno degli attori, non bisogna. C'è bisogno degli attori. No. Devono morire tutti. Non devono morire. Per dare una speranza. Ma come sono vivi? Ecco. Sono vivi i nostri uomini politici, perché non devono sopravvivere gli attori? Via, ma andiamo. Qual è il nostro uomo politico più attore o più istrione? Uomo politico italiano lei prenderebbe in compagnia? Ma io non frequento attori, non li voglio in compagnia, gli attori in compagnia mai. Non è, già il concetto di compagnia, l'interprete va sfatato, cioè basta, io ho finito, ho dato l'addio all'interprete. Poi c'è lui, sono io dico quel nulla che riesco a dire. Questo è chiarissimo. Dunque, scusate sì. Un momento, io vorrei a questo momento lasciare il gruppo d'ascolto, qui accanto c'è una signora. La signora Semplice, scusi, proprio vorrei che lei parlasse, perché qui abbiamo molto discusso, parlato, eccetera. Signora cara, lei ha seguito quello che è stato detto. Lei conosceva Carmelo bene? No. Secondo lei è un genio, un santo o un grande imbroglio? Qui non siamo a teatro, un momento, la signora non l'ha mai visto, quindi la domanda non è pertinente. No, è pertinente perché non sfuggiamo all'editto e alla sentenza. La signora ti ha conosciuto in questo momento, l'impressione a caldo così, che lei... Un genio. Un genio, perché è generosa lei. Ero andato... No, perché vuoi influenzare? Non sarei qui io se lei non fosse un genio. La ringrazio, ma siamo in un paese così povero di testa che per essere geni non ci vuole nulla, basta nascere. Oh, Dio! un'ultima domanda. Carmelo bene, il suo teatro... migliora l'umanità, la peggiora o la lascia tale quale? Il mio teatro insegna un po' a fare a meno dell'umanità. Che sarebbe del teatro senza di lei? L'ho detto, ci sarebbe più umanità. E di lei senza il teatro? Di me senza il teatro? Come di me senza il teatro? Che sarebbe... Io sono il teatro. Ma lei è soltanto lei o il teatro o c'è qualche altro? Va bene, se lei Dio lo vuole vedere in paradiso, allora diciamo che io sono in cielo. E ci resterà? Come si fa a cadere? Quando c'è salito? Mai, appunto. Dunque, chiudiamo qui. Adesso, amici telespettatori, andate pure a mangiare tranquillamente, dopo quello che avete ascoltato. Insomma, si può essere mortali, anche se non geniali. Siamo noi mortali. Noi due. Andate e narrate ad aver veduto il poeta, che non è venuto qui assolutamente a reclutare gente al suo teatro. Grazie di essere venuto, e noi ci inchiniamo. Una reliquia. Sì. Mi dia un pezzo di lei. Non mancherà occasione. Allora, grazie a tutti. Si chiude qui Domenica Ini, grazie a Carmelo Bene di aver accettato l'invito da parte di Roberto Gervaso, che tornerà tra 15 giorni per intervistare un altro Sesso cosa... e pietanze. Sesso e pietanze, questo è l'argomento dell'intervista con Ugo Tognazzi, giorno 9, no? Domenica 9, quindi tra due settimane.
e grazie ancora a Carmelo Bene. Un saluto al pubblico. Ciao, applaudo io. Arrivederci, buona domenica a tutti, salve.